Vince finalmente l'Inter che dà una spallata alla crisi grazie all'incornata del Toro. Lautaro Martinez entra alla panchina e regala 3 punti a Luciano Spalletti, salvandogli anche probabilmente la panchina. Pareggia invece il Napoli 0-0 in una partita stregata contro la Fiorentina. Tantissimi tentativi della formazione di Ancelotti, ma il pallone questa volta davvero non è voluto entrare. Parleremo di questo e di altro insieme alla mia compagna di viaggio, Chiara Leati. Ciao Chiara. Ciao Fernando, un saluto a te e agli ospiti che da qui a poco andrai a presentare, telespettatori che ci seguono da casa. Beh, direi che il sunto di quello che è successo in questa giornata l'hai fatto tu. L'Inter che torna alla vittoria nel segno di Lautaro Martinez, manca però ancora l'appuntamento con il gol Mauro Icardi, un gol che in campionato manca ormai da tantissimo tempo, dalla sfida contro l'Udinese, per entrare nel dettaglio, insomma un po' lo scavetto da calcio di rigore dell'argentino. Ha segnato Lautaro Martinez, un Inter che dà un calcio alla crisi e insomma vi faremo anche sentire, soprattutto andremo a leggere anche le dichiarazioni degli allenatori nel post partita e poi anche quello che è successo nell'altra sfida di Serie A che si è disputata alle 18. Esatto, Chiara Leati, è proprio quello che faremo, è proprio quello che farai tu nel raccontarci soprattutto quelle che sono le impressioni del post partita. Siamo ansiosi di sentire soprattutto Luciano Spalletti. Da un allenatore all'altro, ben ritrovato Diego Bortoluzzi. Ciao Diego. Ciao, buonasera a tutti. Ben ritrovato anche ad Alessandro Ranieri, un po' più rilassato dopo la fine del mercato. Ciao Alessandro. Buonasera Fernando, buonasera Chiara, buonasera a tutti. Sei più rilassato o il Napoli ti ha aumentato il livello di stress in questo pomeriggio? Ma direi il risultato del Napoli non mi ha fatto certo contento, però per fortuna io lo stress penso che sia una cosa positiva. Le trattative, il nostro mestiere adesso ci impone di programmare e pianificare e già lavorare in funzione di quella che è la sessione estiva, quindi insomma ben vengano questi problemi. Bene, bene, bene. Di problemi ne ha un po' meno Luciano Spalletti, perché la sua Inter finalmente è riuscita a vincere. Tra l'altro abbiamo seguito la gara proprio insieme a Diego Bortoluzzi qui in redazione. Diego, che impressione ti ha fatto l'Inter? Ti è sembrata una squadra un pizzico ritrovata rispetto alle ultime uscite? Ma sì, certamente. Questa sera ha dominato la gara. Ha corso solo un pericolo con quella traversa di Gervinho. E poi per il resto della partita ha fatto quello che voleva fare, che doveva fare, e mancava solo il gol, perché effettivamente sì, bisogna dire che mancava solo il gol e l'ha fatto. L'abbiamo chiamato un po' anche noi, no? Sì, svelo questa retroscena, stiamo guardando la partita insieme al mister. Il mister ha chiamato l'ingresso di Lautaro Martinez, Fernando, e lo spostamento di Perisic. Chiara, dimmi, svegliamo anche chi aveva pronosticato l'1-0. E Chiara Leati aveva pronosticato l'1-0, ecco, per l'Inter. Non il marcatore, il mister aveva comunque pronosticato poi anche voi o anche Spalletti, dopo che avete commentato con il mister. Perfetto, perfetto. Però mi sembra giusto, perché è andata così, mister. Avevi anche immaginato il gol di Lautaro. Tra l'altro un gol importante, da punta vera, quello di, sì, quello del Toro. Un gran gol, e diciamo che visto in diretta ci ha dato l'impressione di aver fatto un grandissimo controllo, poi rivedendolo al rallentatore ha avuto anche un po' di fortuna, anzi molta fortuna, perché dopo il tocco di sinistro ha fatto un tocco involontario di destro che gli ha messo la palla nella posizione migliore per calciare. Ha calciato molto bene, perché da lì calciare in quella maniera è praticamente impossibile per il portiere reagire e parare, e ha segnato. Comunque una gran bella azione, una brutta palla persa a metà campo da parte da Cusca. E però l'azione che si è innescata è stata veramente molto bella. È stata una bella azione. Alessandro è sembrato ritrovato anche Nainggolan, ha fatto una buona partita, 88 minuti per lui. Forse insomma quest'Inter ha una vera e propria dipendenza, no? Dal ninja, dalla sua qualità in campo. Ma io sinceramente ho visto solo un'ora, perché poi appunto per venire qua in trasmissione, quindi l'Inter mi ha fatto una discreta impressione, come dicevi tu. Forse è stata soprattutto un'occasione per Spalletti per cercare di lavorare con maggiore tranquillità, visto le voci che giravano, e anche poi più di un contatto che c'è stato, insomma, a quanto sembra, soprattutto con Mourinho in funzione dell'anno prossimo piuttosto che Conte. E in quell'ora di gioco Nainggolan, come tu giustamente sottolineavi, rappresenta un po' il giocatore che Spalletti ha fortemente voluto e che nel suo impianto di gioco è un po' quello che dovrebbe fare la differenza, così come gli esterni. Adesso secondo me sta recuperando la condizione, spero per l'Inter che possa far bene da qui alla fine dell'anno, visto anche
il notevole investimento effettuato e visto anche quello che sta facendo Zaniolo, che è stata la contropartita insieme a Santone, è stata data alla Roma. Beh sì, insomma, effettivamente colpo di mercato che ha cambiato anche i destini, se vogliamo, delle due formazioni. Adesso Nainggolan ritrovato fa sorridere. Girava questo, sì. Insomma, questo tweet abbastanza simpatico: il triplete dell'Inter quest'anno è stato non riscattare Cancelo, cedere Zaniolo e prendere Nainggolan. Quindi insomma, immagino che i tifosi dell'Inter, ma soprattutto la proprietà e anche Marotta, cercano di fare il possibile da qui alla fine dell'anno per rimettersi in carreggiata e appunto provare innanzitutto a consolidare la zona Champions, ma soprattutto a dimostrare che la campagna fatta aveva un suo fondamento. Chiara Leati, è il tuo momento. È il mio momento, Fernando Siani. Sì, non lo sprecare, mi raccomando. Lo sai che non lo spreco mai. vediamo. Dacci qualche risultato per domani, visto che sei così in forma. No, quello come non lo l'oracolo, mai. L'oracolo Aleati. Questo quello... lo sfruttiamo. Aleati, se vuoi, tra l'altro il venerdì faccio aggiungere una sedia però l'International, perché di solito è quello lo spazio che riserviamo ai pronostici. Fernando Siani, io il pronostico su domani mi astengo e non lo faccio. Dai, lo vabbè. Dico qua. Almeno, parliamo di Lecco Folgore Caratese. Esatto. Almeno la Juve ci puoi dare il risultato di domani. Dai. No, neanche la Juve. Però vi dico che noi saremo live a partire dalle 20:30 per raccontarvi la sfida della Juventus e del Milan. Ma tornando su quello che è successo questa sera, ci sono le dichiarazioni di Luciano Spalletti, Fernando, che dice: è una vittoria importante, così come è stata una sconfitta difficile da superare quella col Bologna, perché è una vittoria che ci dà forza. Abbiamo concesso un po' più il pallino all'inizio, siamo stati meno aggressivi di altre volte, abbiamo sbagliato qualcosa di troppo facile come spesso ci succede, però poi si sono un po' ritirati man mano che sono passati i minuti, abbiamo preso confidenza con la partita. Poi parla di Nainggolan e dice: ha fatto qualche strappo che era da un po' che non gli vedevo fare. Parole dedicate però anche a Ivan Perisic, ha reagito da grande campione a tutto quello che si è detto, ha fatto queste due partite di livello altissimo, per cui sono molto contento. Mi hanno insegnato a essere più cauto, non lo so, tante volte dopo una buona partita si dimenticano troppe cose. Manteniamo un profilo bassissimo, andiamo a raspare sul fondo e si va a riprendere un po' più di sicurezza per cercare qualche giocata superiore a quelle che abbiamo fatto nel primo tempo. Se non c'è la giocata individuale, poi diventa difficile trovare gli spazi per dare le triangolazioni nel primo tempo. C'è stato anche questo, e poi la domanda anche su Lautaro Martinez e sugli avanti che potrebbero e che hanno comunque affiancato Mauro Icardi fino a quest'oggi. Politano e Keita danno molto nel saltare l'uomo e anche Nainggolan riesce a dare gli strappi e ad oggi ha dimostrato di essere in ripresa, ma noi siamo l'Inter e siamo in condizione di vincere le partite, siamo sulla strada giusta e spero di fare 3-4 gare di questo tipo per ritornare proprio a essere Inter. Lautaro Martinez, lui sa giocare con la squadra, la giusta garra, potevo metterlo prima sicuramente, ma potevamo segnare anche un po' prima, ma può giocare sicuramente con Icardi, anche se penso che abbiano caratteristiche simili. Per quanto riguarda invece i due centrali di difesa, la loro scelta è stata fatta esattamente in quel senso, anche se Miranda era pronto e sulla corsa a gamba, ma Skriniar e De Vrij hanno giocato benissimo. Quindi Fernando, se sì, mi permetti, è un po' il centro del discorso anche di quello che ha detto Luciano Spalletti e su Lautaro Martinez, perché in tanti ci eravamo chiesti e si erano chiesti anche gli addetti ai lavori e i tifosi perché non schierasse Lautaro e Icardi. Molto spesso si era pensato perché Luciano Spalletti non li vede giocare insieme questi due giocatori. Nelle risposte che ha dato alle domande che gli sono state fatte questa sera ha detto proprio: hanno caratteristiche simili ma per me possono giocare insieme. Quindi un po' questo il sunto delle dichiarazione di Luciano Spalletti. Allora, io adesso immagino un Diego Bortoluzzi allenatore dell'Inter. Diego, chiudiamo gli occhi, immaginiamo questa situazione. Lui. Lo scenario, perché no? Insomma, ha già allenato in Serie A, non vedo perché possa essere possibile. Che cosa fai con Icardi e Lautaro Martinez? Non lo so. Come non so? È difficile perché bisognerebbe forse cambiare un pochino il modo di giocare che hanno abitualmente e quindi cambiare la posizione di Nainggolan, poi c'è la questione di Perisic, insomma ci sono degli esterni validi, no? Dovrebbe cambiare un pochino modo di giocare o posizione di Perisic, magari accentrarlo un pochino dietro le due punte, potrebbe essere una soluzione, mettere un centrocampo a tre, però queste sono cose che ovviamente uno può fare solamente così, sulla carta, dopo è molto più difficile farlo sul campo. Però l'hai chiamato quel cambio tu, eh? Cioè tu da spettatore eri lì a dire: dai, mettilo sì, dentro che ti cambia la partita. Al di là di tanti cross non c'erano delle conclusioni, non c'erano delle giocate veloci che potevano un attimino scombinare quella sicurezza della difesa del Parma, che ormai non sembrava non rischiare più niente, quindi magari
un altro tipo di giocatore, un altro tipo di qualcuno che aiuti un Icardi che sicuramente non è nella migliore condizione, che non garantisce quella produttività che aveva sempre offerto, e quindi una spalla, qualcuno che gli tolga anche un pochino di attenzione da parte dei difensori avversari.